Giovanni e Rosanna rappresentano per noi non due clienti, quindi in realtà il loro matrimonio sarà qualcosa di diverso dal solito. Dal primo giorno abbiamo immaginato con loro un matrimonio che potesse essere per noi e per tutti i nostri sposi un esempio, quindi i particolari, i dettagli. Speriamo di essere stati bravi insieme a Simona, Cira, Andrea ad aver coordinato un qualcosa di molto particolare. Sono Rosanna, ho 28 anni, vengo da Piemonte Matese e niente, mi sposo il 25 maggio. Sono Giovanni, vengo da Pietraverano, ho 35 anni. Grazie, sono Marco. Mi sposo con Giovanni. Di nuovo? Allora, sono Giovanni. Ci siamo conosciuti all'incirca 10 anni fa. È stato quasi per caso, perché ho chiesto un accendino, poi il mio amico ha iniziato a parlare con una sua amica e da lì ci siamo conosciuti. Due opposti che si attraggono, per riassumerla in pochissime parole. Lui mangiatore di carne, io vegetariana, lui appassionato di calcio, io super pigra. Lei ama leggere, io assolutamente no. Ciao. Come stai? Io bene, le ragazze dentro secondo me invece no, perché c'è Cira e Simona che vi attendono e Andrea in cucina ha preparato delle cose molto simpatiche. Venite, dai. Rivediamo il tutto. 25 maggio, giusto? Il 25. Ma per quanto riguarda il matrimonio, un nostro amico che ci ha consigliato di venire a provare questo ristorante perché era molto bello. E dalla scelta del ristorante abbiamo deciso di convolare a nozze. La dichiarazione è venuta qui, alle Due Torri Event, a San Valentino, anche se non è stato per niente romantico. Il centro tavola avevi scelto, il vaso sì. Noi lo chiamiamo UFO, sì, sì. Quindi questo è il centro tavola, è l'orchidea Phalaenopsis che sì. Tu hai scelto, sì, sì. Esattamente in questo colore. Tutto molto romantico, infatti il tema che ho scelto sono stati fondamentalmente i cuori, partecipazione ai cuori, i colori sono il bianco perché per me il matrimonio è rigorosamente bianco, il fiore è l'orchidea perché appunto mi piace l'eleganza di questo fiore, quindi semplice però chic. Spero che sia un giorno speciale, che possa ricordarlo io e ricordare anche Rosanna e tutti i nostri cari e con un bel ricordo. Personalizzeremo gli sposini quanto più possibile somiglianti a voi due. A te soprattutto, visto anche alla sposa. Anche alla sposa. Che c'ha la testa tonda e i capelli a zero. E la palla di calcio anche alla sposa. Mamma mia. Ora difetto forse impulsivo, molto impulsivo, quindi subito scatta. Però sì, sì, questo forse è il difetto, un po' testardo pure. Scelto tutto. Sì, sì, tutto. Quello che piace a noi. Quello che piace a noi, sì. Soprattutto quello che piace a noi. Allora, come detto prima, Andrea ci aspetta in cucina. Se ci vogliamo accomodare, accomodare poi. Vi avverto che staremo proprio ai fornelli con lui. Va bene. Quindi così facciamo quelle altre. Imparerò a cucinare proprio. Andiamo. Allora, ti ricordi Rosanna e Giovanni? Ciao. Allora, con loro abbiamo un bel po' di dubbi. Allora, in primis, la famiglia di Giovanni, so come lui, dobbiamo rivedere tutto il menù. Tutti carnivori. Sono tutti carnivori. Il menù invece parte soprattutto e poi impostato anche soprattutto. Anche la mia famiglia, però meglio, io sono eccezione. La sposa è il problema. Allora ragazzi, con Andrea ci faceva piacere proporre qualcosa di nuovo. Quindi un'alternativa a tutto ciò che sinora era stato provato. Conoscendo Gianni, che è uno di quelli che ha assaggiato più piatti, che le ho fatte tra l'Agristor e qui, è uno di quelli che ha assaggiato un po' più piatti. È praticamente il polipo rivisitato in carpaccio, molto facile rispetto a chi può trovare quella complicanza nel piatto. Qui veramente abbiamo la facilità del polipo in assoluto. Bla bla bla. Allora, per quanto riguarda Gianni e Rosanna, sono due persone, due sposi che mi hanno sempre colpito e sono riuscito sempre a fargli assaggiare cose diverse, proprio perché sono dei nostri clienti anche per quanto riguarda l'Agristor. Adesso con questo piatto ho voluto vedere dove si arrivava nella conclusione del menù, ma solo per dargli un attimino di difficoltà e penso che ci sia riuscito. Simona, allora? Simona io la chiamo, io la chiamo Simona. Rosanna. 3, 2, 1.
sono proprio contenta di questo. Mi raccomando, sii bellissimo sposo, altrimenti non ti sposo. Sii puntuale. Puntuale proprio no, ti farò attendere poco però, il giusto. Vabbè. Fammi un po' studiarla. Aspetta, faccio tipo... No, aspetta. Allora, che dobbiamo dire? Vi aspettiamo numerosi, non troppo, però è il 25 e noi ce ne andiamo a scegliere le ultime cose che ci mancano, non proprio ultime perché sono tante. No? Okay, vero? Bene. Scegliamo insieme. Ciao! Ciao! Vi do il via? Allora, ce l'abbiamo fatta? Posto? Ci siamo riusciti a farlo e a concludere tutto? E beh, sono stato io l'artefice di tutto. Un saluto e in bocca al lupo. Because my man has gone, so from now on, I'm traveling.